Milano, nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice. Lego.it torna a parlare di Patty Pravo, l'ex ragazza del PI, perché a 70 anni compiuti da poco si confessa la sua vita spericolata, in cui non si è mai curata del giudizio degli altri, anche se quando scrivevano sui giornali che in America vivevo sotto i ponti, ha svelato in un'intervista a Chi, in edicola Domani, mi sono fatta delle grosse risate, perché in realtà abitavo al 20° piano e i ponti li vedevo da lassù. Patty Pravo al naturale, shopping senza trucco nella capitale tra amori, successi, carcere e incontri movimentati. La cantante ha molto da raccontare. Sono stata sposata 5 volte, delle quali 3 in contemporanea, ma per un solo momento ho desiderato di avere un figlio per amore e per lo stesso motivo ho deciso di non farlo. Nel frattempo sono stata 3 giorni in galera a Rebibbia, dove in verità sono stata bene e ho conosciuto persone fantastiche. Ho picchiato Beppe Grillo sul palco dei Telegatti, ho fumato canna chiusa nel mio maggiolone con Jimi Hendrix e ho anche mangiato cetriolini in compagnia di Peggy Guggenheim. Punto, ha avuto sempre un grande successo, ma non intende fermarsi. Ho venduto 110 milioni di dischi, di cui 49 solo con la bambola, che in fondo non mi è mai piaciuta. Quest'anno è il 50ennale di questa canzone. Ma che palle gli anniversari, io li rifuggo e loro mi inseguono. Voglio pensare al futuro, ho molti progetti, un nuovo album, un grande show.